Di YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi insomma ho un po' di cosine da fare, non sto particolarmente bene con la schiena e quindi preferisco non andare né in palestra né in piscina. Sto tranquilla perché avevo male alla schiena ieri e anche alla gamba, e quindi mi sto prendendo qualche antinfiammatorio perché mancano 3 giorni alla partenza e sinceramente non posso permettermi di non fare il viaggio perché l'abbiamo pagato. Mi dispiace, ahimè, anche lasciare qua mio marito tantissimo con Sissi, ma sono molto stanca. Questo viaggio l'avevo programmato a maggio e quindi ho detto lo faccio e vado con mia mamma appunto alle Canarie. Vi faccio il check di quello che ho intenzione di portarmi dietro. Cercherò di viaggiare il più leggera possibile, anche perché parto con Neos come compagnia aerea e abbiamo 15 kg di bagaglio in stiva e 8 addosso. Ma come voi sapete, io non amo viaggiare molto pesante perché comunque ho problemi di schiena e di spalla, e quindi è chiaro che più viaggio leggera e meglio è. Poi andando comunque in un posto dove è caldo, quindi principalmente le cose che porto dietro sono davvero molto leggere, quindi dovremmo stare dentro nei chili che ci è previsto appunto dal viaggio. Vi faccio vedere esattamente che cosa porto. Okay, cercherò di inquadrarvi le cose. Allora, la valigia che porto, allora questo qui sarà lo zaino che porto a bordo, uno zaino della Dispac di mia figlia che non voleva più, ma io mi trovo davvero molto comoda e lo userò anche come zaino, come borsa appunto per andare in spiaggia. All'interno ho il voucher, la pochette di Pollen, come vi ho detto, che mi serve per tenere dentro le pastiglie ed essendo molto sottile, molto leggera, molto pratica. Ok, poi la mia visiera, poi il carica batterie, il carica orologio, il carica cellulare, tutto in uno. Questo qui è molto comodo, l'ho comprato su Amazon, vi faccio vedere come è fatto. Ne ho due, uno lo tengo a casa fisso e uno lo porto in viaggio, vedete? È fatto così, potete evitare di portare il trasformatore, mettete i due cavi USB e caricate orologio e cellulare. Davvero comodo, poi al limite vi lascio il link. Queste sono le cose che mi fa comprare mio marito. Poi la pochette di Pollen la metto dentro direttamente, che è quella che mi avete visto. Anzi, che vedrete nel prossimo video, che è questa, molto piccolina, molto molto pratica. Ok, questa me la porto dietro e la tengo ovviamente dentro nello zaino. Qui ci sono un po' di peli della mia gattina, secondo me mi sta dormendo sopra le cose. Allora, cosa metto dentro? Stacchiamo la macchina così facciamo una cosa un po' più. Allora, questo mi piace parecchio, è un costume di... Allora, vi dico subito come si chiama la marca perché non me la ricordo mai, comunque ne ho tanti così. Dunque, di Chelsea Pierce. Ok, poi un pigiama. Poi un altro costume di Shein, ok, col suo pareo. Poi una tutina per la spiaggia e qua porto una tutina sportiva più l'asciugamano se voglio fare un po' di palestra in vacanza. Poi, e questo qui è un sacco della Intimissimi per mettere dentro la biancheria sporca, ok. Dobbiamo stare dentro nei 15 kg. Poi ho intenzione di portare, allora qua ci sono, perché è tutto da imbarcare ovviamente, creme solari, profumi, shampoo per i capelli dentro qua, vi faccio vedere, It's Win, e questa qui è il balsamo della Pantene per i capelli e un'altra Piz Buin. Ok, dopodiché poi come scarpe porto le mie ballerine che sono davvero molto comode e come ciabatte, le Birkenstock che vanno bene per tutto.
Come biancheria porto un paio di calze e tre slip, ok, che metterò dentro in questo sacchettino di Shein. Poi qua ci sono le scarpe, come vi ho detto. Poi porto una camicetta di lino di Zara manica lunga, perché c'è molta escursione termica la sera. Un maglioncino di cotone, sempre di Zara. Ok, per la spiaggia ho questo pareo, sempre di Zara. Ok, questo caftano vecchissimo di Combipel, con cui mi trovo davvero bene, e quest'altro caftano che invece ho appena preso in saldo ad agosto su Zalando blu. Ok, un copricostume. Poi ho questa maglietta che può essere anche sempre di Zara, un copricostume, una camicetta in lino, un top, un altro top di Shein, un altro top di Zara, Zara, Zara e Zara, e queste sono tutte magliette di Zara, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 magliette. Poi 2, 3 pantaloncini di jeans, quindi uno che è una gonna pantalone, 2, anche questo qui sono tutti di Zara, e 3, ok, un paio bianco, un paio ecru e un paio neri. Un vestito per la sera manica lunga di lino, sempre di Zara, e un altro vestito a rete e un pantalone lungo. Basta. Io penso che come abbigliamento questo vada più che bene e dovrebbe starci dentro nei 15 kg. Poi vi faccio vedere invece il beauty, le cose che allora, questo qui sarà il beauty che uso, che è davvero molto comodo, è di mio marito, però lui non lo usa mai. E devo dire che è davvero molto molto comodo e penso di portarmelo dietro, perché altrimenti l'alternativa è questa, vedete, con questo beauty che si può anche appendere, che avevo preso all'OBS, anche questo è davvero molto comodo, dove dentro ci posso mettere tutti i trucchi, ma vediamo, magari li porto tutti e due, tanto li posso imbarcare, quindi non c'è problema. Allora, ho preparato allora un deodorante, ovviamente, poi le salviettine struccanti e le salviettine intime per pulirsi, però magari queste qui poi le tengo nella pochette, nello zaino a bordo, perché magari ci capita di andare in bagno sull'aereo e non abbiamo niente per pulirci. Poi una serie di medicinali che io devo prendere sempre e me li porto dietro perché ho problemi e ho paura da morire con la schiena che possa avere dolore, e quindi me li porto dietro. Poi ho portato 2-4 stick per un jet lag del magnesio che aiuta a dormire, un eventuale Daflon nel caso mi dovesse venire un problema circolatorio, sono conciata da buttare via, ragazzi, e la Hirtal, che è l'antagonista di questo qua, del Gladio praticamente, ma questo qui lo tengo fuori perché magari lo prendo oggi, perché ho la schiena un po' strana in questi giorni e ho un po' paura. Poi delle goccine per la notte, ok, perché magari cambiando il posto non riesco a dormire bene, dei cerottini. Poi, ah no, questo è doppio, quindi niente, questo qui va di qua. Poi, questa è la pochette che invece resta a casa. Poi abbiamo 4 stick di collirio, 9 bastoncini cotton fioc e 2 scovolini per i denti. Poi abbiamo la mia cipria della Kiko, che fa anche da terra e illuminante, tutte e due, con il pennello. Ok, poi mi sono portata 2 campioncini di bagnoschiuma e shampoo, ma non credo che servano perché comunque in albergo ci sarà tutto, ma io li ho portati lo stesso. Una saponettina, ok, poi un rossetto di Lancôme, un rimmel di Chanel più il mascara, una pinzetta. Poi una limetta, una spazzola, ok, il mio O'Clean,
lo spazzolino, poi la crema per il viso, una cremina per il corpo, un beauty essential per il contorno occhi, sempre di Kiko, e un illuminante di Giorgio Armani. Poi abbiamo una limetta, il correttore di Kiko, questo, proprio sul mattino. Poi abbiamo il blush, questo qua di Giorgio Armani, con cui mi trovo molto bene e io lo uso anche come rossetto, davvero molto buono. Poi un burro cacao di Elizabeth Arden e il profumino portatile, vedete, io ho questo profumino qui che ricaricate, comodissimo, il Travalo, e lo ricaricate del profumo che volete voi. Anzi, adesso è anche vuoto, non ce n'è più, devo ricaricarlo, ragazzi. E potete portare il profumo che volete dietro, ok? Poi due creme per il viso, due campioncini e una maschera che ho intenzione di fare. Ok, e questo qui che è appunto invece il mio Big Beauty Eyes di Benefit, con cui mi trovo davvero molto bene. E dentro c'è il correttore per gli occhi, che è questo, molto buono. Poi questi trucchi e la sua spazzolina portatile, che è davvero comoda, quindi potete portare solo questo perché obiettivamente ci sta tutto davvero molto molto comodo. Questo è tutto quello che ho intenzione di portarmi e che metterò appunto in questa pochette e in questa suddivise, quindi i trucchi da una parte e i prodotti, le creme dall'altra. E niente, io non ho ancora ben chiaro se mi porterò dietro la macchina fotografica, ma penso di sì, perché magari così faccio delle riprese e ve le faccio vedere. Questo è tutto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ok? Attivate la campanella, così non perdete i video futuri e vi aspetto alla prossima.